È stato il sottosegretario alla salute Paolo Fadda a concludere che i lavori dell'ottavo Forum Risk Management in Sanità, quest'anno dedicato alla definizione di un nuovo patto per la salute. Il sottosegretario ad Arezzo ha parlato del problema dei precari della sanità, ma non ha potuto anche spendere due parole sulla tenuta del governo dopo che Forza Italia ha revocato la fiducia all'esecutivo di Letta. Nel settore della sanità non ci saranno tagli, è la prima volta dopo tantissimo tempo che non saranno permessi dei tagli. Questa è una volontà del governo, una volontà del Parlamento, una volontà delle organizzazioni sindacali. Oggi affrontiamo un altro tema delicatissimo che è quello dei precari. Ci sarà un incontro con le organizzazioni sindacali, cercheremo assieme di trovare una soluzione anche a queste decine di migliaia di lavoratori che attendono una risposta. È fiducioso sulla tenuta del governo? Ma direi di sì, via. Adesso andremo a questa prova in Parlamento, ma credo che la risposta da parte del nuovo centrodestra sia scontata. Io mi preoccupo di più non tanto della tenuta del governo quanto di quello che riusciremo a fare. Sarà un anno difficilissimo, un anno che ci vedrà di fronte a delle riforme che devono essere fatte, quindi più che preoccuparmi della tenuta del governo mi preoccupo di quello che dobbiamo fare. Come si conclude questa edizione del Forum Risk? Si conclude prima di tutto con un lavoro che abbiamo già iniziato di selezionare le migliori soluzioni che qui sono state presentate dal punto di vista dell'innovazione, innovazione organizzativa, innovazione gestionale, innovazione dei percorsi clinici, innovazione tecnologica, per consegnare questo materiale, queste proposte, queste soluzioni e alle regioni e al Ministero perché ne possano tener conto mentre stanno scrivendo quel famoso nuovo patto per la salute, ciò che orienterà la sanità nei prossimi anni e dal punto di vista dei finanziamenti sicuri, ma anche dal punto di vista delle cose da fare.